Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Supergrafica. Oggi vi faccio vedere come si smonta completamente un controller PlayStation 4. Perché? Perché questo controller che ho acquistato circa 4 anni fa, come vedete è un controller non originale pagato 15 euro su AliExpress, si è rotto, o meglio funziona via cavo, funzionano tutti i pulsanti tranne il pulsante centrale per l'accensione e lo spengimento. Perché? Perché si è bruciata una pista, probabilmente con uno sbalzo, non lo so questo. Comunque si è bruciata una pista del film conduttivo. E quindi io andrò a sostituire il film conduttivo che, come vedete, ho acquistato su eBay alla cifra di 5 euro. Ed ovviamente per farlo andrò praticamente a smontarlo tutto. Quindi ho detto, vabbè, facciamo questo video. Ovviamente vi lascio il link in descrizione. Vi dico subito che ci sono più versioni di controller PlayStation 4. Quindi, se andate ad acquistare il film conduttivo, mi raccomando, controllate che sia la versione adatta, quindi la versione giusta. E io vi lascio insomma, come detto prima, il link in descrizione. Partiamo subito. Quindi eccoci qua, di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente del controller, del film conduttivo e del cacciavite. Il film conduttivo, nella mia versione che ho acquistato, è quello per i controller della Slim o della Pro, quindi quelli che sono usciti nella Slim o della Pro, ovvero il JDM040. Ci sono altre due versioni, il JDM030 e JDM001, 010 e 011, che sono praticamente lo stesso, scusate, il JDS 050, 055 o JDM 050, 055. Queste sono le versioni che ci sono. Magari chiedete anche al venditore, ma già dalla forma, diciamo, lo capirete subito. Vado un attimo a mettere da parte questo. Ripeto, vi serve un piccolo cacciavite come questo. Io vi consiglio magnetico. Non vi servirà molto altro in realtà. Andiamo a togliere queste quattro viti qua sotto, quindi andiamo a svitarle. Ok, eccoci qua, abbiamo tolto queste quattro viti. A questo punto possiamo andare ad aprire, come vedete, forzando leggermente qua sotto nei due lati, e poi questa parte qua sotto la possiamo aprire forzando leggermente anche con il cacciavite o con qualcosa di piano. Ecco qua, io l'ho fatto, lo potete fare anche direttamente con l'unghia. Una volta forzato lì, dovremo andare a forzare questi due lati. Vi consiglio di utilizzare, se ce l'avete, qualcosa in plastica di piatto. Io nel mio caso andrò ad utilizzare uno di questi che ho preso in un kit da poco per riparazione per smartphone, molto semplice. Dovrete andare ad infilarlo qua e, come vedete, fargli fare questo scatto. Lo facciamo anche da quest'altro lato. Ecco qua. Una volta che avrà fatto questi due scatti, riandiamo a risbloccare questa parte e, come vedete, si aprirà. Non c'è bisogno che siate troppo gentili. Ora fate attenzione al flat, come vedete c'è un flat di mezzo che collega il connettore per la ricarica al resto della scheda, e andiamo a staccarlo da qui, da questo lato, quindi la parte della scheda. Basterà tirare in questa versione. Quindi andiamo a mettere da parte questo, quindi questa parte del controller. Questa è la batteria, come vedete. Vi basterà staccarla. Staccare questa parte, e poi ha due incastri che vi basterà, facendo lievemente girando la batteria, come vedete, viene direttamente fuori. Andiamo a mettere da parte anche la batteria. Una volta fatto questo, vi faccio vedere che qui c'è questo flat, quindi state attenti. In questa versione ci sono più versioni, ripeto. In questa versione vi basterà alzare questa linguettina qua e poi tirarlo verso l'esterno, e come vedete si staccherà. Altra cosa che vi faccio vedere è la vite, questa qua centrale, che è la vite che praticamente tiene attaccato a tutta questa parte la scheda logica e tutto il resto. Quindi andiamo a svitare anche questa vite.
È una vite uguale alle altre, quindi non preoccupatevi se la confondete, della stessa dimensione. Ok, ecco qua, vado a mettere da parte. Adesso delicatamente possiamo andare a sollevare tutta questa parte. Come vedete, qui ci sono, c'è la parte del touch, del touchpad e i vari pulsanti. Occhio, perché se lo ribaltate di colpo vi cadranno al contrario, quindi rischiate di perderli. Possiamo andare a mettere da parte anche questo ed eccoci qua. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è disinserire i due motori della vibrazione. Questo perché? Perché i fili, come vedete, sono molto tirati e rischiate che poi dopo magari andate a rompere il cavo. Per farlo è molto semplice, vi basterà ribaltarlo e, come vedete, premere verso l'alto e si sfileranno. Quindi uno e due, delicatamente ovviamente, altrimenti rischiate di fare danno voi. Uno e due. E come vedete abbiamo staccato tutta questa parte, perché adesso sono andato a cambiare il film conduttivo, perché io ho guardato la scheda e la scheda non c'è nulla di bruciato. Vado un attimo a mettere da parte anche questa. Qui abbiamo il nostro film conduttivo che, come vedete, parte da questo lato e si gira di qua. Allora, volevo farvi un attimo vedere, ma lo si vede già così ad occhio nudo. Vedete, questo è il pulsante home e si è bruciata questa intera pista. Ho già provato a pulirla, ma purtroppo si è interrotta, quindi non c'è stato niente da fare. Per disinserire il film conduttivo ci sono degli incasti, come vedete qui, qui, qui e qui. Ok, oltre a queste ci sono anche questi due incastri, che è molto importante voi sfiliate. Per quanto riguarda invece questa parte qua sotto del film conduttivo, vi basterà piegare una linguetta e tirarlo fuori verso l'esterno, delicatamente ovviamente. Oddio, questo è già rotto, quindi non è che mi importi più di tanto, però delicatamente. E come vedete tutta questa pista si è bruciata e si è interrotta. Ovviamente era utilizzabile il controller, però preferisco averne uno completamente funzionante. Adesso dovremo andare a togliere questi due pulsanti. Per prima cosa dobbiamo togliere quello sotto, che come vedete è incastrato qui di lato, quindi ci basterà fare lievemente forza sui due lati, facendo attenzione a, come vedete c'è una molla qua di lato, quindi facendo attenzione a quella. Per quanto riguarda invece quest'altro, ora vado un attimo a rimuovere, anzi prima questo qui. Per quanto riguarda quest'altro, vi basterà tirarlo verso l'esterno, poi ha due clip laterali che cerco di farvi vedere. E vedete, esce molto semplicemente. Neanche questo, vi basterà tirarlo verso l'esterno e alzarlo. Quindi abbiamo tolto anche questi due pulsantini. Quelli un pochino più rognosi, purtroppo, sono questi due che, ripeto, vi faccio vedere nuovamente. Hanno questo aggancio che deve andare verso il basso. Ok. Ho trovato una tecnica per rimuoverli, vi basterà quindi abbassarlo, inserire qualcosa di piatto e poi fare leggermente leva verso il basso. Ecco qua, vedete? Come ve l'ho detto, è un po', sono un pochino noiosi, questa è la parte un po' più noiosa in realtà. Ok, perfetto, qui e poi di qua. A questo punto abbiamo anche questi due pulsantini, abbiamo fatto un po' di polvere, possiamo andare a disinserire, ricordandovi sempre qual è il verso, questi contatti di gomma, facendo attenzione ovviamente a non romperli. Uno e due, faccio vedere anche questo. Ovviamente è possibile anche sostituire questi e tutto quanto, per i controller PlayStation 4 è veramente molto semplice. Andiamo quindi a disinserire gli incastri da quest'altro lato e adesso possiamo andare a sfilarlo. Vi faccio vedere come erano inseriti in questa maniera, vedete? Possiamo andare a sfilare il film conduttivo. Quindi praticamente abbiamo fatto un teardown completo del controller. A questo punto vi faccio vedere le differenze tra i due. Come vedete non sono proprio identici, ma il concetto è lo stesso, i contatti sono nello stesso punto e anche qui abbiamo lo stesso circuito.
Quindi andiamo a mettere da parte il nostro film conduttivo che vi faccio rivedere, è bello bruciacchiato. Andiamo a buttare praticamente e andiamo a mettere il nostro nuovo film conduttivo. Ovviamente sarà semplice capire come va messo, in quanto come vedete gli incastri sono nello stesso punto dell'altro. Quindi per farlo andiamo prima ad inserire questa parte. Ok, quindi quella dei contatti dietro, che ribadisco è la parte un po' più noiosa. Ovviamente fate attenzione a non danneggiarlo, comunque sia è relativamente semplice. Una volta fatto questo andiamo a reinserire il contatto questo centrale, piegando magari le alettine queste laterali, è un po' più semplice, anche se è comunque sia abbastanza fastidioso. Ecco fatto, come vedete è uscito di qua, quindi andiamo a incastrare poi nei due incastri, di modo che non vada a giro per conto suo. Perfetto, in questa maniera, e adesso andiamo a reinserire tutti gli altri incastri. Ovviamente non deve essere una cosa precisa, però vi consiglio comunque sia di incastrarlo per bene, anche perché ci lavorerete molto più facilmente. Ok, abbiamo quindi reincastrato tutto, come potete vedere è stata veramente un'operazione molto semplice. Andiamo a reinserire questi come erano prima, quindi facendo attenzione cerco di inquadrarvelo di modo che vediate come li metto, comunque sia facendo attenzione che vadano negli incastri come erano prima. Ok, uno e poi l'altro. Fondamentalmente da ora in avanti il processo sarà il medesimo ma all'inverso. Andiamo a reinserire i nostri attacchi facendo attenzione alla molla, vedete questa molla di cui vi parlavo prima, laterale, quella è l'unica cosa che di cui vi dico di fare attenzione. Ecco qua, 1 e 2, come vedete dovrà tornare indietro il pulsante. Dopodiché l'altro, facendo sempre attenzione alla molla qua laterale. Vi consiglio anche di appoggiarlo a terra e, come vedete, dare un colpo. Mi raccomando, controllate anche che siano nelle loro posizioni, quindi R2 e L2, perché potrebbero ingannare. In realtà diciamo la parte della molla, ovviamente vedete che c'è un contatto, però insomma per sicurezza anche L1 ed L2. Una volta fatto questo possiamo andare a rimettere tutta la parte della scheda, che va fondamentalmente in questo modo. La scheda non ve l'ho fatto vedere prima, ma ha due piccoli incastri, uno qui e un altro di qua, comunque sia generalmente non forza quasi per niente, quindi non c'è neanche bisogno. Andiamo a reinserire due motorini della vibrazione, come vedete vi basterà fare questo gioco. Attenti a non tirare i cavi laterali, mi raccomando, questo è l'unico accorgimento che vi do. 1 e 2 e ci siamo, anche qui ci siamo, e dobbiamo andare a prendere il telaio e andare ad inserire nel telaio facendo passare il flat, questo qui, da questo in questa parte. Vedete anche un pochino piegarlo, non gli fa niente tanto. Ok, e andiamo ad appoggiare il tutto. Ora, come vedete, qui vi darà un attimino noia, quindi cercate di fare leva e far entrare i pad nel telaio. Quindi vi conviene prima far entrare questi pad laterali nel telaio,
occhio alla vite sempre. E cosa molto importante, attenzione adesso, perché come vedete non entrano, quindi dovrete andare a fare un lieve gioco di modo che tornino nel loro incastro. Ok, una volta fatto questo possiamo andare a riavvitare la nostra vitina, che porterà, come vedete, tutto a livello. Eccoci qua. Non c'è bisogno che la stringiate troppo, però chiaramente stringetela di modo che non vi dia problemi. Questo flat adesso diventa un pochino noioso, ricordatevi, cerco di farvelo vedere, la linguettina, questa qua, va alzata. Ok, vi consiglio di farlo anche con i guanti per evitare scosse elettrostatiche. Ovviamente io mi sono scaricato prima, però magari fatelo anche con i guanti e con, mi raccomando, cose di in plastica. Andiamo ad alzarla, inserire il flat. Ok, una volta inserito vi basterà abbassarla e rimarrà incastrato. Ecco qua, ci siamo e adesso andiamo praticamente a rimettere qua sopra la batteria senza collegarla, e andiamo adesso a collegare la batteria. Ok, e colleghiamo il flat prima di richiudere. Io adesso testerò se il film conduttivo che ho sostituito ha funzionato, e come vedete si sta accendendo, quindi il pulsante di accensione, niente, funziona. Era ovviamente il film conduttivo che era bruciato su quel pulsante, quindi niente, adesso vado a richiuderlo. Per richiudere il tutto vi basterà fare il gioco inverso di prima, quindi vi basterà andare a richiudere in questo modo, premete su questi due lati e su questi, sugli altri due lati. Non vi preoccupate se non rientra perfettamente, perlomeno questo è un controller cinese, quindi ci può anche stare che un pochino di gioco ce lo abbia, ma con tanto reinserendo le viti. Quindi eccoci qua. Allora, io andrò a controllarlo da computer. Come vedete utilizzo DS for Windows come emulatore. Andiamo subito a vedere se il pulsante power funziona. Anzi, prima abilito il Bluetooth sul computer. Il pulsante power, come vedete, funziona. Quindi a questo punto collegatelo. Potete farlo anche direttamente alla PlayStation. Io lo farò al computer. Vi consiglio DS for Windows se utilizzate controller PS5 o PS4 su computer. Una volta riconosciuto, come vedete, sia di qua che sia su DS for Windows vi verrà riconosciuto, e vi lascio anche un sito. Questo è un semplice sito web, si chiama Gamepad Tester, lo trovate tranquillamente su internet, e possiamo andare a controllare tutti quanti i pulsanti. Quindi controlliamo, come vedete, che funzioni tutto correttamente, tutti quanti i pulsanti, ci siamo, e questi qua. Come vedete funziona tutto quanto correttamente, quindi direi che ho fatto un buon lavoro. Se qualcosa non dovesse funzionare, chiaramente può darsi che si sia posizionato male o che semplicemente ci sia andato magari un po' di polvere e quindi non vi funziona regolarmente, e quindi vi toccherà semplicemente rismontare e controllare. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Un'ultima cosa che voglio farvi vedere da Windows: se avete tipo il problema, come in questo caso magari, che un controller non originale, vedete che non viene riconosciuto totalmente che vengono premuti questi due pulsanti che sono regolabili, sono gli unici due regolabili, potete aprire il pannello di controllo, andare in hardware e suoni, dispositivi e stampanti, e poi, come vedete, wireless controller, tasto destro del mouse, impostazioni periferica di gioco. Ve lo sposto di qua, nel mio caso è questo qui, diamo proprietà, e come vedete potete vedere, no scusate, ho sbagliato io, controller, questo qui Xbox 360 for Windows, come vedete potete vedere i nostri pulsanti quando vengono premuti. Potete anche andare a ricalibrarlo, quindi io adesso gli do ripristina predefiniti. Come vedete possiamo andare a calibrarlo facendo la procedura di taratura, quindi facciamo un secondo, facciamo velocemente, come vedete, ok,
abbiamo i due assi, questi sono i due, vedete, ad esempio nel mio caso se io lo vado a premere non arriva proprio al 100%, quindi questo vi potrà far comodo per ricalibrarlo. E poi infine questo, ok, perfetto, la taratura è stata fatta e come vedete è centrale, adesso simulerà che viene premuto praticamente totalmente. Spero che questo video vi sia piaciuto e in tal caso lasciate un like e condividetelo. Ciao a tutti da Supergrafica. Ah, un'altra cosa, iscrivetevi al canale Offerte che trovate qua sotto in descrizione. Ciao ciao!